un bilancio più che positivo, quello del Natale Più, registrando numeri record per il progetto messo in campo dall'amministrazione comunale e dalla Proloco di Fano. Il format proposto in città già da 4 anni ha ottenuto ottime presenze turistiche in città. Il ricco ventaglio di eventi e iniziative ha registrato 9.200 visitatori solo per il presepe di San Marco, con il 5% in più rispetto al 2017, ammirato da oltre 2.000 persone da fuori regione. Il presepe vivente di San Francesco invece in soli 2 giorni ha contato circa 2.000 spettatori, 25.000 invece gli ingressi stimati con un conteggio a campione per il presepe di sabbia realizzato in collaborazione dallo scultore fanese Roberto Mancini Magic Sand, candidato di diritto a diventare un segno identificativo del Natale a Fano. Non ha deluso le aspettative nemmeno la pista di ghiaccio in piazza Veduti, contando 15.000 presenze complessive tra ingressi e visitatori. Un Natale con dei numeri in crescita, un Natale molto importante, una piazza bellissima, dei mercatini finalmente degni di questa città. Oggi voglio ringraziare assolutamente l'amministrazione comunale, perché strategicamente in questi 4 anni ha creduto in noi e nella nostra operatività, ma veramente tutte le persone che ci hanno lavorato, volontari, quelli della Proloco, associazioni che fanno anche parte della Proloco, ma anche i privati cittadini, i professionisti che hanno messo a disposizione le loro competenze per far sì che il Natale sia stato un grande Natale. A fare da cornice al successo del progetto del Natale anche i tanti artisti, animazioni e laboratori predisposti nelle vie del centro cittadino, in particolare via dei Ciliegi e dei Bambini. È stato un vero punto di forza con l'albero del Signore Seri, creando un'atmosfera unica, ottenendo una sorta di record nelle fotografie apparse sui social. Bilancio positivo dopo questa stagione di Natale 2018-2019, col primo dell'anno. La città è stata molto accogliente, ben arredata, gli alberi hanno fatto bella scena di sé, il nuovo albero tutto a chilometro zero di Piazza 20 Settembre, meravigliosamente illuminato, con un mercatino di casette in legno, e l'altro albero, che è stato il protagonista degli ultimi 3 anni, invece ha arredato la straordinaria via Garibaldi. Credo che la città si è presentata bene, il tam tam, il passaparola che i visitatori tanti fanno della città ci premia anche turisticamente, gli escursionisti sono stati tanti, vedremo anche i dati definitivi degli alberghi adesso che faremo il bilancio. Positiva infine l'offerta messa in campo per il Natale, che come ha ribadito l'assessore Cecchetelli ha portato un grande beneficio anche ai commercianti. L'amministrazione, insieme a tutte le associazioni, la Proloco, mettendo in campo queste sinergie, cerca di migliorare e di rendere più gradevole la città per far venire più gente, sia i cittadini fanesi ma anche turisti e anche cittadini dei comuni limitrofi. Quindi il nostro impegno è quello di creare queste sinergie per migliorare e rendere più bella e attrattiva la nostra città di Fano.